Ma lei ha mai avuto collaboratori a qualunque titolo che fossero, diciamo, in una situazione di contratto borderline? Nella casa dove lei vive quando è a Napoli? Sì, nella casa dove vivo a Napoli è la mia compagna. Com'è la situazione? La situazione è tranquilla. Cioè, cioè, ci sono collaboratori domestici? Collaboratori domestici? No, non ce ne sono. Mai collaboratori domestici? Mai stati? No. Con contratto, senza contratto? No. Tenete bene a mente questa risposta che ci ha dato Roberto Fico. Nella casa in cui vivo a Napoli con la mia compagna non ci sono, né ci sono mai stati, collaboratori domestici a qualunque titolo, né col contratto, né senza. Ricordate bene questa risposta, perché quello che vi racconteremo tra poco potrebbe smentirla completamente. E perché si tratta di una risposta arrivata dopo giorni in cui, senza successo, provavamo a parlare con la terza carica dello Stato, e cioè con il neoeletto presidente della Camera, Roberto Fico, noto già come il francescano della politica italiana, da quando nel suo primo giorno da presidente ha rinunciato all'auto blu recandosi a Montecitorio in autobus, come vedete in queste immagini che hanno colpito gli italiani. Anche se nel tentativo di parlarci da alcuni giorni abbiamo scoperto che forse, anche per evitare di rispondere a domande scomode, lui un'auto di Stato in realtà la usa. E come se la usa? Presidente! Presidente Fico! Mazza come corre! Addirittura l'auto, per prenderlo, si infila dentro ad un portone della Camera dei Deputati per poi andare via a tutta velocità. Ma questa è un'altra storia. Oggi stiamo cercando il presidente Roberto Fico per fargli una domanda sui diritti dei lavoratori, e non perché tra qualche giorno è il primo maggio. Presidente Fico, le possiamo chiedere delle consultazioni? No, riguarda il lavoro, riguarda casa sua, presidente Fico, una domanda molto semplice. Ma c'è sciopero degli autobus oggi? Qua, guarda che scorta! Guarda che roba! Mi sta a mettere sotto! Allora levati, falla passare la macchina. Lo stiamo cercando da un po' di giorni, perché ci hanno segnalato una storia veramente incredibile che riguarda proprio lui. E questa che vedete adesso è la ricostruzione dell'intervista che ci ha rilasciato una persona che frequenta la via dove abita Fico a Napoli. Allora, c'è una persona che conosco molto bene, che fa la babysitter, fa le pulizie, la spesa, e lavora proprio a casa loro, cioè nella casa di Roberto Fico, il presidente. E qual è il problema? Che praticamente questa ci lavora da diversi anni e le viene promesso un contratto a tempo indeterminato che non è stato mai fatto. Ora, calcolando che questa ci lavora tutti i giorni, onestamente non mi sembra affatto giusto. Come si chiamerebbe questa ragazza? Imma, cioè Immacolata, per gli amici Imma. Ma Fico da quanti anni vive con questa nuova compagna? Questo esattamente non te lo so dire, saranno 4-5 anni. E guarda che comunque lui è stato anche al matrimonio di questa ragazza. L'anno scorso si è sposata. Secondo questa persona, nella casa in cui il presidente Fico vive con la sua compagna nei giorni della settimana in cui torna a Napoli, ci sarebbe una lavoratrice che fa le pulizie e la babysitter tutto in nero. E come farebbe Fico a non conoscerla? Sempre secondo questo racconto, il presidente sarebbe stato anche al suo matrimonio. Non è che sta ragazza ha chiesto di essere tenuta in nero perché, che ne so, ci vuole pagare meno tasse? Ma no, assolutamente no, in realtà lei non ha mai chiesto niente. A lei quello che gli veniva proposto, quello accettava, poverina, è una ragazza che aveva bisogno di lavorare. Lei abita pure nel palazzo accanto al suo, per cui tutti i residenti la vedono che va a lavorare là. Ma sta ragazza che farebbe a casa di Fico? Che fa? Si occupa delle pulizie domestiche, fa la spesa. Cioè fisicamente va al supermercato? Sì, sì, anche. Va a prendere la figlia a scuola, l'accompagna, va a fare danza, va dalle amiche. Cioè la figlia della compagna della compagna di Roberto Fico, sì. Cucina pure? A volte sì, pure cucina. Ma sta ragazza com'è che finisce a casa di Fico? Per cavalavoro, finita a trovare impiego come babysitter. E poi mano a mano ha iniziato a fare pure il resto. E quanto guadagna sta ragazza? Prima gliene davano 700, poi hanno ridotto lo stipendio a 500. Non so perché sono diminuite le ore di lavoro, perché è subentrato un ucraino, Roman, e si alternavano a fare le pulizie. Quindi da 700 sono sceso a 500. Ma come glieli danno sti 500 euro? In contanti. Cash? Sì. Questa persona ci segnala l'esistenza di una ragazza italiana che allo stesso tempo fa da babysitter e da golf, pagata 500 euro al mese, che si occupa della spesa, delle pulizie, di faccende in giro per Napoli e che baderebbe anche alla figlia della compagna del presidente Fico. Ma non ci sarebbe stata solo lei a lavorare in quella casa, ma anche un ragazzo ucraino. Il lunedì, il mercoledì e il venerdì, fino a un po' di tempo fa, ci andava questo Roman e faceva le pulizie in casa. Ma praticamente questo non teneva il permesso di soggiorno. E loro, per paura di tutti i giornalisti che si potevano nascondere dietro casa, l'hanno licenziato. Vabbè, licenziato tra virgolette. Cioè anche perché lui adesso è presidente della Camera, c'è la scorta che lo va a prendere. Esatto, ci sarebbe stato uno scandalo altrimenti. Insomma, secondo il testimone, anche Roman l'ucraino sarebbe stato impiegato in nero e poi addirittura cacciato per paura che scoppiasse uno scandalo. Ma uno dei due lavoratori in realtà sarebbe ancora lì a lavorare in quella casa. E lei questa situazione come la vivrebbe? La soffre chiaramente. Comunque si sente sfruttata. Dice, ma come, anziché essere premiata per tutti gli sforzi che ho fatto negli anni, il contratto manco lo vede da lontano, però comunque per necessità lei ci continua a lavorare. Quante ore fa sta ragazza al giorno? Allora, lei comincia a lavorare sicuramente la mattina presto, finisce durante l'ora di pranzo.
pranzo, diciamo verso le 2, 2 e mezza. Vai in pausa e riattacca dalle 18 alle 20. Quanto abbiamo detto che prende? 500. 500 euro al mese. Poverella, non è che naviga nell'oro, è costretta. E loro si fanno il problema di questo Roman che è ucraino senza permesso di soggiorno, ma non si fanno il problema di tenere lei. Il ragionamento della ragazza che ci lavora è proprio questo. Dice, ma com'è? Hai timore di questo e a me mi continui a tenere in questa situazione? È un controsenso. Infatti è per questo che ci è rimasta molto male. Ma è mai possibile? È proprio Roberto Fico che attaccava il Jobs Act del governo e la precarietà del lavoro. Siamo preoccupati del fatto che il Jobs Act sia diventato legge in questo paese e abbia precarizzato il lavoro. Ora c'è da dire che Fico vive anche a Roma, dove trascorre alcuni giorni della settimana, ma appena può torna a Napoli, nella casa in cui vive con la sua compagna e dove arriva accompagnato dall'auto di Stato, dove va via sempre accompagnato dalla stessa auto, per poi tornare sempre accompagnato dall'auto e poi ripartire per Roma, sempre immancabilmente accompagnato con l'auto. Ma Fico non era il presidente che si muoveva coi mezzi pubblici? Non lo usa più l'autobus, è contromano pure Fico. Volevamo farle una domanda su una questione di lavoro che riguarda il lavoro nero, presidente Fico, importante. Questa strada è contromano, guarda la scorta che fa. Tutto contromano. Presidente, è andato contromano. Anche di qua è contromano. Ha fatto il giro tondo. Ma che giro stanno facendo? C'ha pure un motorino di scorta, non solo la macchina. Fico, volevo parlare del lavoro nero. Presidente Fico, si fermi, è solo una domanda. C'ha pure un altro motorino di scorta. Presidente Fico, c'ha due motorini di scorta. Presidente Fico, è solo una domanda sul lavoro nero. Vogliamo sapere se conosce la signora Imma. Ma perché scappa con l'auto blu? Non è che c'è auto blu e lavoro nero, presidente Fico! Non scappi! Due scooter! Incredibile! Era il presidente che girava in autobus. Ci sembra evidente che Fico non ci vuole rispondere sul tema del lavoro precario. Ci avevamo già provato la mattina del giorno prima. Presidente Fico, possiamo farle una domanda in tema di lavoro? Le Iene, Italia 1. Presidente Fico, le possiamo fare una domanda contro la precarizzazione del lavoro sul Jobs Act? E ci avevamo provato anche la sera. Solo una domanda vogliamo fare a Fico. Insomma, Fico con noi di lavoro nero e precariato proprio non ne vuole parlare. Però per capire quanto ci fosse di reale in questa storia dei due lavoratori in nero, siamo andati nella città natale del presidente e abbiamo incontrato la golf babysitter Imma, che scarpe da ginnastica e jeans è appena uscita dalla casa dove vive a Napoli Roberto Fico. E le chiediamo: anche tu abiti qua? No, io lavoro qua, faccio la babysitter. Piacere, Imma. Ah, che bello, veramente? Sì. Che famiglia è? Yvonne. Primo piano. Faccio i turni da mezzogiorno alle 3 e dalle 6 alle 7 e mezza, dal lunedì al venerdì. Sempre per la stessa famiglia, diciamo? Sì. E da quanti anni? 6 anni. Tu con la macchina fai delle commissioni? Sì, vado avanti indietro. Accompagnamenti, proprio così. Questa non è la macchina mia, questa è la macchina di Yvonne. E adesso quanto prendi? 500. Al mese? Cioè, quanto allora? Non ti fanno un calcolo. No, più o meno, quanto può essere? E quanto può essere? 5-6 euro all'ora. Vabbè, però hai il contratto, no? Sì, diciamo, quindi ci tengono molto a queste cose. Quindi i contributi te li pagano? Sì. Un lavoro fisso? Sì. Posso dirti una cosa? Fatelo alzare un po'. 500 un po' pochino. Ma a me alla fine ne volevo pure andare. Sono rimasta solo per l'affetto, più che altro per la bambina, perché me la sono cresciuta. Insomma, la golf in persona conferma di lavorare da alcuni anni presso la casa della compagna di Roberto Fico, dove i due vivono insieme a Napoli. Ci conferma anche di guadagnare 500 euro e che lavorerebbe 4 ore e mezza tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Ma dice anche di avere un contratto, perché loro, cioè Fico e la compagna, ci tengono molto a queste cose. Vabbè, però hai il contratto, no? Sì, diciamo, ci tengono molto a queste cose. La golf sta dicendo la verità o sta coprendo i suoi datori di lavoro? È possibile guadagnare le cifre che lei dichiara con un contratto di lavoro regolare e registrato? Siamo andati a chiederlo all'Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico. Quindi, se la ragazza dice faccio 22 ore e mezza alla settimana, prendo 500 euro al mese netti, ma è tutto in regola, non può essere. Ma non può essere perché c'è una retribuzione che non è in regola, non è conforme alle tariffe sindacali. Quindi saremmo sotto il minimo sindacale. Saremmo sotto il minimo sindacale. Però poi dovremmo capire se ci sono i contributi. Se non ci sono i versamenti contributivi, è un rapporto di lavoro in nero e quindi è un rapporto di lavoro irregolare. Insomma, anche secondo l'associazione che si occupa dei lavori domestici, c'è più di qualcosa che non
contorna. A questo punto, per capire come stanno veramente le cose, l'unico che ce lo può spiegare è proprio il presidente della Camera, Roberto Fico. È vero che nella casa dove vive a Napoli avrebbero lavorato ben due collaboratori in nero? Una colf, Imma, che sbriga le faccende domestiche 5 giorni su 7, e un ucraino, Roman, senza permesso di soggiorno, che prima lavorava 3 volte alla settimana e poi è stato mandato via quando Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera? Roberto Fico, dopo averci fatto contattare dai suoi portavoce, si è reso conto che non può sfuggirci in eterno. Presidente, buongiorno. Come sta? Bene. Tutto bene? Ciao. Mi dispiace per ieri perché dovevamo andare alle consultazioni. Io andavo ad aspettare la fermata dell'autobus. Ho fatto bene, però sai che c'ho una scorta obbligatoria purtroppo. E ho visto pure che per sbaglio è andato nel divieto. Contromano. È contromano pure, Fico! Vabbè, infatti l'ho fatto tornare indietro. Ma lei ha mai avuto collaboratori a qualunque titolo che fossero, diciamo, in una situazione di contratto borderline? Io ho una collaboratrice domestica in questa casa qui a Roma, è assunta con regolare contratto. Invece nella casa dove lei vive quando è a Napoli? Sì, nella casa dove vivo quando è a Napoli è la mia compagna. Lì com'è la situazione? Lì la situazione è tranquilla, cioè non... Cioè ci sono collaboratori domestici? Collaboratori domestici no, non ce ne sono. Mai collaboratori domestici? Mai stati? No. Con contratto, senza contratto? No. Eh no, perché noi abbiamo una persona che ci dice di lavorare lì da tanti anni, ma soprattutto di avere un regolare contratto. Dove? Lì a casa. E dove... me la faccia conoscere tranquillamente questa persona. Anche tu abiti qua? No, io lavoro qua, faccio la babysitter. Se c'è una persona che ha qualcosa da dire sulla casa della mia famiglia, giustamente lo dica e vediamo. Vabbè, però che hai il contratto, no? Sì, diciamo, ci tengono molto a queste cose. Questa persona ci ha detto, io lavoro lì da tanti anni, da circa 5 anni, ma c'è un regolare contratto perché loro ci tengono molto a queste cose, ci ha detto. Quindi com'è possibile? Mi devi dire chi è. La signora Imma, lei la conosce? Sì, sì, benissimo Imma. Che fa a casa Imma vostra? È una vicina di casa, abita dove abita Yvonne, è una carissima amica sua, si aiutano a vicenda. Lei Imma non sa se c'è un rapporto famiglia... di lavoro, una prestazione di lavoro che andrebbe regolarizzata? Sono persone che hanno un'amicizia insieme molto forte e molto bella. Tu con la macchina fai delle commissioni qui davanti, indietro, accompagnamenti, cose così. La figlia di Yvonne va spesso a casa di Imma e però fa dei lavoretti così a casa. Sono insieme, per esempio Yvonne le ha insegnato a fotografare e a guidare, cioè sono molto amiche. Poi cioè non fa i lavoretti a casa, la spesa, le faccende domestiche, non fa niente di tutto questo? Durante la settimana, se vanno a fare la spesa insieme, possono andare a fare la spesa insieme. Se Imma le serve la macchina per fare dei servizi suoi, può fare un altro servizio a Yvonne, è questo il punto, ma nella tranquillità proprio. Quindi i contributi te li pagano? Sì. Ma gli vanno versati i contributi? No, quali contributi? Se ci fosse un rapporto di lavoro tra Imma e Yvonne, ok. Faccio turni da mezzogiorno alle 3 e dalle 6 alle 7 e mezza, dal lunedì al venerdì. Lei ci ha parlato di orari precisi a cui lei entra, orari precisi in cui lei esce, dico, mansioni specifiche le vengono attribuite. Le dico in modo molto tranquillo che se c'è qualcuno che chiede delle cose, lo può fare tranquillamente con me, con noi, con Yvonne, no, sul rapporto. C'è da prendere atto che c'è una situazione da regolarizzare. Il signor Roman, lei l'ha mai conosciuto? Sì, sì, Roman, te lo dico io, chi è Roman? Chi come è? Sai di Roman? Stiamo grande, sappiamo no, tutto. No, chi è grande. Roman? Il lunedì, il mercoledì e il venerdì, fino a un po' di tempo fa ci andava questo Roman e faceva le pulizie in casa. Roman è una persona molto bella secondo me, che ho conosciuto tanti anni fa io e che alla fermata dell'autobus io l'ho incontrato, aveva molto bisogno di aiuto e quindi io a Roman faccio una beneficenza. Ma Roman che cittadinanza ha? Ucraina. Ma lei sa se aveva il permesso di soggiorno? No, questo no, io non chiedo, no, per me Roman è una questione di aiuto umanitario. Ma praticamente questo non teneva il permesso di soggiorno e loro per paura di tutti i giornalisti che si potevano nascondere dietro casa l'hanno licenziato. Vabbè, licenziato tra virgolette. E abbiamo testimoni che ci dicono che da quando è diventato presidente della Camera Roman è sparito. Ah, non lo so questo. Perché c'era un problema di presenza di giornalisti, della scorta, che non poteva stare, era pericoloso per lui farsi vedere dalla scorta del presidente della Camera. Roman è una persona che io ho aiutato nel passato e ho continuato ad aiutare. Ma l'ultima volta che ha lavorato per lei, Roman, quando è stato? No, non ha mai lavorato per me. Roman è beneficenza, è una cosa totalmente diversa. Cioè, non è mai entrato in
lui ogni tanto, a Napoli. Sì, lui ogni tanto si casa di Ivonne e ogni tanto si sdebita, tutto qui. Ma no, aspetti, però non è, poi, siccome è beneficenza ogni tanto si sdebita. No, assolutamente. Faceva dei lavoretti domestici. Roman è una persona. L'handyman. Roman è una persona che quando l'ho incontrato alla fermata del pullman aveva bisogno di aiuto e gli ho dato aiuto. Ma se la signora Imma guadagna 500 euro al mese, vuol dire che c'è una prestazione lavorativa. Ma questa è un'amicizia che intercorre tra la mia compagna e Imma. E adesso quanto prendi? 500. Sono rapporti. Ho capito l'amicizia, ma libera. Se lavorava da voi da più di 5 anni, guarda, 500 euro al mese. Bisogna regolarizzare questa situazione. Le situazioni che devono essere regolarizzate vanno regolarizzate. Cioè, va bene, ma l'amicizia, però 500 euro al mese c'è la prestazione lavorativa. Allora ti dico che questa è una vicina di casa, è amica. Amica, però viene pagata. Dico, sono amiche, se c'è, se c'è. Capito, no, che ma dico, ma prendi 500 euro al mese. Se c'è. Ma ci ha detto che ne prendeva di più, poi è arrivato Roman, il suo compenso si è ridotto perché Roman veniva pagato con regolarità. Se c'è un problema aggiuntivo, basta dirlo, ne prendiamo atto. È troppo facile così, lei mi ha detto c'è un'amicizia, qua c'ho 500 euro al mese per una. Lei mi faccia vedere questo video, testimonianze e vedremo. Ma a me alla fine ne volevo pure andare. È rimasta solo per l'affetto, più che altro per la bambina, perché me la sono cresciuta. Noi siamo al corrente del fatto che la signora Imma lavora a casa del presidente della Camera in nero. Casa della mia compagna, in nero. Arrivederci, non è vero. E come? Cioè, siamo passati in pochi giorni dall'autobus all'auto blu e dall'auto blu a golf in nero. Ma riusciamo a regolarizzarla questa signora, presidente? Ci faccia una promessa che regolarizziamo questa situazione, perché se ci sono 500 euro al mese bisognerà versare dei contributi. Noi abbiamo un prospetto qui dell'associazione dei datori di lavoro che glielo possiamo lasciare per le ore che fa la signora Imma. Ci sono contributi di FR, tredicesima, maternità. Le lascio il prospettino. Grazie, va bene. Perché così potete fare il calcolo dei contributi. Buongiorno. Questa non è un'auto blu, questa è un'auto. È grigia, scorta, è grigia. Un'auto di scorta. È grigia. È in tasca i pantaloni, un po' di milioni da spendere in giatti, patatine. Presidente Fico, sbagliare è umano, anche se certe cose dalle più alte cariche dello Stato uno non se le dovrebbe aspettare. Ma non sarebbe il caso di regolarizzare la Golf Imma, pagarle tutti i contributi dovuti e magari fare un bel contratto anche a Roman, il giovane ucraino, in modo che possa ottenere un regolare permesso di soggiorno nel caso veramente non ce l'abbia?